Sì, seguitemi che oggi vi faccio vedere il giardino delle idee. Ecco qua, tutti i miei prototipi. Iniziamo con il dragone, la nostra tramoggia fantastica, super veloce, che con Dragonfly sempre il doppio caverai, dice il proverbio. Poi abbiamo la Skipper Evolution con due cestini, l'alloggio per il cestino, ma può anche alloggiare il Dragonfly, basta che si apre la diga. Poi abbiamo qua la Matrix con tappetino tattico, chiusura tattica a bottone. Per i torrenti, per i fiumi. Qui invece abbiamo la Monster Gold. Questa qui è un prototipo studiato esclusivamente per le pipite di montagna. Come potete vedere il tappetino è un tappeto classico di quelli spugnosi per intrappolare le pipite che non sono praticamente rotonde. E quindi bellissima, funzionale, leggera. E poi abbiamo la Water Beetle, senza piedini, questa qui va a Roberto e anche su qui si può montare il Dragonfly, i piedini eccetera eccetera, chiusura tattica, rete double face. E poi abbiamo la mitica Skipper. La Skipper che è nata per setacciare direttamente il materiale lì e alzare la griglia con il pedalino e lavorare direttamente in acqua. Quindi anche questa è stata studiata per pepite e pezzi grossi. E qui abbiamo il bunker Anaconda, ragazzi, 1,20 m o 1 m, non mi ricordo, con pendenza regolabile, getto d'acqua da due lati. E manca qualcosa, manca tante cose che adesso non ho avuto tempo oggi, per esempio il setaccio scrapper è un altro strumento super ingegnoso che serve assolutamente per far lavorare veloce queste attrezzature, altrimenti tanto vale. E manca la River Mat, che la sto preparando adesso per un cliente e vedo se avrò modo di mostrarvela all'evento, anche lei, insieme a tutte queste canaline, tutti questi miei prototipi. E ragazzi, questo è dove io studio le canaline. Qui adesso il laghetto è vuoto, però lo riempirò a breve. Questo qui deve essere un attimo sistemato, quindi lì un po' d'acqua si vede, ma lo devo risistemare. E qui dove nascono tutte le mie attrezzature, il giardino delle idee. Ciao ragazzi.